Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, sono 3.605 pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Sono 28.399 i ricoverati con sintomi, 86 in meno rispetto a ieri, e 64.873 sono quelli in isolamento domiciliare. Al 9 aprile sono complessivamente 96.877 malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.615. Mercoledì l'incremento era stato di 1.195. I guariti sono 28.470, con un incremento di più 1.979 rispetto a ieri. Purtroppo anche oggi ci sono stati dei morti, 610. Scende sotto quota 10 l'intervento delle persone positive al coronavirus in Umbria in base ai dati aggiornati dalla regione alle ore 8 del 9 aprile. Sono infatti 1.298 persone, più 9 rispetto a ieri quando il dato era stato di più 26. Gli attualmente positivi sono ad oggi 1.113, guariti 134 e 321 clinicamente guariti. I deceduti sono 51. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 192 e 38 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.500. 145 e 6.997 quelli che ne sono usciti. Nel complesso, entro le ore 8 del 7 aprile, sono stati eseguiti 15.170 tamponi. I dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili sul sito della Regione Umbria. Dalle gare motociclistiche all'Entrophy Motorbike di Niccolò Mori, un progetto e una nuova filosofia che ha voluto realizzare per creare nuove moto a livello estetico e non solo, customizzare con originale creatività moto di tutte le marche, di tutte le età. Niccolò, insieme ai suoi giovani artigiani e al padre Stefano Mori, motociclista e organizzatore della storica Moto Befana, insieme al Motoclub di Ponte San Giovanni e ai fratelli Palomba, concessionari locali, hanno voluto regalare al corpo di polizia locale 300 mascherine in vista dei controlli più serrati nel weekend di Pasqua. Da motociclista a imprenditore, giustamente in questo momento che comincia anche a fare caldo, i motociclisti come fanno? Tu comunque sei aperto e stai lavorando? Sì, diciamo che io sono fortunato in questo momento, se così si può dire, perché lavoro tanto con delle commissioni, facendo noi delle moto molto particolari. Sono moto che abbiamo dentro, ferme, quindi abbiamo tempo di costruirle. Quindi siamo aperti, lavoriamo, nonostante il momento, e essendo fortunati abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa in associazione con le altre concessionarie e con il motoclub, essendo noi il punto di ritrovo per quasi tutti i motociclisti in questo momento, abbiamo donato le mascherine alle autorità e ai vigili. Ma qui vedo anche delle piccole invenzioni. Sì, quello che noi facciamo non è propriamente legato solo all'officina meccanica di moto in sé, noi cerchiamo di costruire e di legare il mondo delle moto anche al mondo dell'arte, dell'estro, di quello che ci passa un po' per la testa, e cerchiamo di costruire e realizzare esemplari unici, moto particolari oppure anche oggettistica, design, cose un po' più strane, ecco. Da quanto tempo hai aperto? Sono quasi 2 anni, sì. Successivamente a un mio incidente nel campionato del mondo, quando nella vita facevo solo il pilota, e parallelamente a questa attività è infatti nato anche un team con dei giovani ragazzi che corrono nel campionato mondiale e nel campionato italiano. A ritirare le mascherine il comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, l'assessore alla sicurezza Luca Merli e due motociclisti del comando di polizia locale, Cinzia Barluzzi e Fabio Soldati. Sono arrivate in mattinata le 6.000 uova di cioccolato di Nestlé Italia destinate al comune di Perugia, che a sua volta ha interessato la Caritas diocesana, la quale tra oggi e domani le distribuirà ad una trentina di associazioni del territorio e all'Istituto Serafico di Assisi. Con l'auspicio che questo piccolo gesto possa portare conforto in questo difficile momento, il messaggio è arrivato direttamente dalla direzione corporate di Nestlé Italia all'assessore Edi Cicchi e al sindaco Andrea Romizzi, che insieme al direttore della Caritas, Giancarlo Pecetti, ha voluto presiedere alle operazioni di consegna e al trasporto presso l'emporio della Caritas in via Sandro Penna. Oggi pomeriggio iniziamo l'allestimento per le singole consegne e stabiliremo gli orari per evitare gli assembramenti
e quindi tra oggi pomeriggio e domani consegneremo tutto. Domani mattina. L'emporio della Caritas, uno dei quattro in Umbria che aiuta più di 1800 famiglie in difficoltà, viene rifornito di prodotti alimentari di prima necessità in arrivo dalla comunità europea per un 30%, da donazioni di privati e aziende per un 40% e da un 30% da acquisti diretti della Caritas nelle grandi catene commerciali. Che cosa c'è in questi scatoloni? Questa è la donazione di questa mattina che siamo andati a recuperare al PAM di Ellera, dove il cliente fa spesa e decide di lasciare alla Caritas, al carrello fuori dalla cassa, e lascia quello che può. Qui vediamo la farina, lo zucchero, la pasta, gli spaghetti. Questa roba qui viene catalogata, segnata e poi distribuita in parti intelligenti, secondo fra virgolette, per noi, alle persone veramente che ne hanno bisogno. Signora Merkel, sì, è incrollabile. In Italia la mafia aspetta i soldi europei. È l'attacco all'Italia del quotidiano tedesco Die Welt, che in un editoriale pubblicato questa mattina invita la cancelliera a respingere la richiesta di introdurre gli eurobond come strumento per far fronte alla pandemia da coronavirus. Pronta la replica del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che sottolinea come si tratti di un'affermazione vergognosa e inaccettabile da cui il governo tedesco deve prendere subito le distanze. Per Matteo Salvini si tratta di parole schifose, mentre il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra ricorda come i capitali delle mafie spesso siano ben accolti proprio in Germania e in Olanda. Il PD con Marco Furfaro esige rispetto per i morti e per chi combatte in prima linea. Calano i contagi e si alza il pressing di Confindustria sul governo. Gli industriali chiedono a Giuseppe Conte di riaprire il prima possibile le fabbriche, in particolare al nord. E il presidente del Consiglio, in un'intervista alla BBC, fa un'apertura in questo senso. Dopo Pasquetta entrerà in vigore il nuovo DPCM, che Conte firmerà probabilmente entro sabato. Di certo non si tratterà di un libera tutti. Per le persone dovrebbero restare in vigore le attuali misure di contenimento del contagio almeno fino al 4 maggio, mentre per alcune attività di impresa saranno revocati gli obblighi di chiusura. Passa il decreto Cura Italia al Senato, ma va in frantumi il patto tra governo e opposizioni, sempre che ci sia mai stato. Nonostante gli appelli all'unità fatti dal capo dello Stato, maggioranza giallorossa e centrodestra ancora una volta si dividono sulle misure economiche per fronteggiare l'emergenza innescata dall'epidemia. Per Salvini il decreto è una presa in giro, tardano ad arrivare i soldi delle casse integrazioni e il governo rischia il tracollo a Bruxelles. Forza Italia denuncia la mancanza di coraggio, mentre Fratelli d'Italia denuncia il fatto che sia stato disatteso l'appello fatto dal capo dello Stato. È solo l'inizio della linea dura. Se il governo dovesse dire sì al MES, minaccia Salvini, la Lega proporrà la sfiducia in Parlamento. L'Europa ha un'ultima occasione, sostenga l'Italia o si autoestingua. A parlare è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, che in un'intervista alla Dire invita il governo a farsi rispettare al tavolo di Bruxelles. Rampelli critica l'esecutivo Conte, colpevole di aver fatto fallire il confronto auspicato dal presidente Mattarella sulle misure anticoronavirus. Per Rampelli, Mario Draghi non è l'uomo della provvidenza per l'Italia. Non si può essere rappresentanti del popolo e delle banche allo stesso tempo, dice l'esponente di PD. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Come da ultimo decreto ministeriale per limitare ulteriormente gli spostamenti, questi video saranno realizzati senza la presenza del meteorologo in studio. Esteso campo di alta pressione sull'Europa con tempo prevalentemente stabile anche in Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 10 aprile. Locali addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna, ma con tempo asciutto. Cieli sereni altrove. Al pomeriggio qualche addensamento in sviluppo su Alpi e rilievi del centro-sud, ma senza fenomeni. Tanto sole su coste e pianure. In serata e nottata nessuna variazione, con tempo asciutto da nord a sud e cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.